da Di Giallamani in Pasta, oggi faremo un buon dolce. Sto parlando della torta sfoglia mela. Ebbene sì, ora vi dico subito gli ingredienti. Ma prima di dire gli ingredienti, guardate qua, la mia Pepa sta gustando un pezzetto di mela. Ebbene sì, ogni tanto è giusto che voi vediate, perché lei fa parte della famiglia. Quindi guardate come se la sta gustando. Ok. E ora passiamo agli ingredienti. Come dicevo, torta sfoglia mela. Quindi, in una ciotola qua abbiamo una mela soltanto, affettata sottilmente. Naturalmente ho tolto il torsolo e i semi, e come potete vedere è talmente sottile, guardate, deve essere flessibile, in modo che quando andremo a formare la nostra torta e l'andremo ad arrotolare, la nostra mela non si spezzerà. Ok, quindi una mela l'ho messa a macerare con il succo di un limone, 2 cucchiai di zucchero di canna, un pizzico di cannella e una fialetta di rum. Se non avete la fialetta potete mettere un cucchiaino di rum o qualsiasi liquore voi avete in casa. Un rotolo di pasta sfoglia rettangolare e uno stampo. Come potete vedere io uso uno stampo per crostata. Poi ho bagnato la carta forno con la sua forma. L'ho strizzata bene bene e l'ho fatta, vedete, quando noi la bagniamo si aderisce perfettamente alle pareti dello stampo. Questa è una cosa molto importante, perché quando noi andremo a sformare qualsiasi torta, la forma verrà giusta e non con le forme e le pieghette della carta. Detto questo, ora, come potete vedere, il nostro rettangolo di pasta sfoglia l'ho diviso. Ho fatto delle strisce di circa 4 cm. Ora, prendo le fette di mela, cerco di sporgerne un po' fuori e vado ad accavallare le fette una con l'altra e finire la nostra striscetta. Ora, prendiamo il lembo della pasta sfoglia, guardate, e andiamo ad arrotolare. Mentre arrotoliamo manteniamo la mela che abbiamo davanti in modo che mantenga bella ferma, perché naturalmente la nostra mela è bagnata, vedete? Poi il primo è sempre più delicato, quindi rotolate, rotolate, rotolate ed eccolo qua, ecco, ed è il primo. Ora io vado a mettere le mele su tutte queste altre strisce. E come vedete le striscette le ho anche distanziate per andare comoda a mettere le mele una avanti all'altra. Ora prendiamo la prima rosetta che abbiamo creato e lasciamo la chiusura così sotto, no? Piano piano, mi raccomando, è un lavoro delicato, ma alla fine viene meraviglioso. E andiamo a fare la stessa cosa di prima. Arrotolando sempre, sempre. Ogni tanto mantenete la parte davanti, perché essendo che le mele sono state a macerare, giustamente sono un po' umide. Però vi assicuro ne vale la pena. Ecco, vedete? La chiusura sempre sotto, appena si inizia. Quindi piano piano, mantenete sempre la parte davanti, vedete? Si va sempre più comodi alla fine, ed è molto molto facile. Arrivati a questo punto, alla seconda rosetta, no? 2 giri, andiamo a metterla al centro del nostro stampo. Mi raccomando che sia ben sistemato e noi che facciamo adesso? Andiamo a fare questo lavoro. Perché lasciandolo qua sopra probabilmente andremo scomodo ad arrotolare sempre ingrandendosi ogni volta di più. Vedete? Adesso andiamo più comodi. Quindi i primi 2 li fate sulla carta forno. E poi andiamo a sistemarli una volta che la torta, vedete? Si sta formando la nostra torta, eccola qua. E con un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, che bella! Con un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, vedete? Ho messo 2 mele, anche perché le mele adesso si sono anche appiccicate. Ecco. Ora, a voi la scelta. Se voi volete lo ingrandite di più, io lo voglio ingrandire, per esempio. È caduta la mela. Se voi volete lo ingrandite di più, altrimenti lo lasciate di questa misura. Io vado a prendere l'altra parte sfoglia e continuo. Ok, abbiamo finito. Adesso leggermente andiamo ad aprire in questo modo, ma non troppo, mi raccomando. Lo sporgiamo all'esterno, vedete? E si aprono ancora di più. Ora, qua, io ho un nuovo medio sbattuto.
e lo vado delicatamente a spennellare sia sulla superficie e sia sui laterali. Ora spolveriamo leggermente con zucchero di canna. Ok, a questo punto io ho finito. Riepilogo un attimo. Mi sono serviti due fogli di pasta sfoglia con due mele affettate finemente e flessibili. La bagna invece, dove abbiamo macerato, usate sempre la stessa. Dove avete usato per la prima mela, se poi cambiate idea e volete farne un'altra, usate sempre la stessa. Quindi io ho preriscaldato adesso il forno a 180 gradi ventilato e andiamo a cuocere per una ventina di minuti. Ma ogni forno a sé. Ci vediamo dopo. Guardate che meraviglia. Vedete dove abbiamo lasciato le bucce, no? I petali. Mamma mia, che bello. Quasi quasi mi dispiace pure tagliarla. Ma devo, perché devo fare questo sacrificio? Non sapete che sacrificio io ogni giorno faccio, veramente. Allora, andiamo a tagliarla. A parte il profumo delle mele, della cannella, madò! Buono. Mentre taglio sento gli strati, Ho lasciato un pezzettino, guardate. Vado. Mamma mia. Io adoro la cannella a prescindere. È strabuona, non buona. Anzi no, non ve lo devo dire, altrimenti poi... No, non mi piace. Stress. Intanto io sto mangiando. È buonissima. Come potete vedere ho fatto una leggerissima spolverata di zucchero a velo. Che dirvi? Che lo dovete fare come al solito. Un buon dolce della domenica, facile da fare, mi raccomando. Io con questo vi saluto e vi ringrazio come sempre. E dico sempre che in ognuno di noi brilla una luce. Ciao a tutti di cuore, da di Zia la mano in pasta!